L'oncologo di Kate su X si scaglia contro una giornalista del Telegraph per un articolo sul ritorno in pubblico della principessa. La moglie dell'erede al trono William continua ad affrontare la chemioterapia preventiva e anche se i medici le hanno permesso di tornare in pubblico, non è ancora finito per lei il percorso verso la guarigione. La scorsa settimana Kate ha partecipato al Throw Pink the Color, la festa dei colori tanto amata dalla regina Elisabetta II, che si è tenuta nel giorno del compleanno di Carlo III. A causa delle sue condizioni di salute ancora precarie, la moglie dell'erede al trono ha comunicato all'ultimo minuto la sua partecipazione all'evento e forse anche per questo ha indossato un abito riciclato e riadattato per l'occasione dalla sarta del palazzo. Kate era la più attesa all'evento, perché si trattava della prima apparizione in pubblico dal giorno del famoso video, in cui decise con gran coraggio di dire al mondo intero di aver subito un'operazione chirurgica e di star affrontando un percorso di chemioterapia preventiva. Il gossip non si è risparmiato, anche perché la principessa era costantemente seguita nell'eventualità che non si sentisse bene attorno a sé e c'erano persone pronte ad assisterla e portarla via, laddove la stanchezza si fosse fatta sentire. Fortunatamente per lei, il Throw Pink the Color è andato molto bene e Kate ha passato molto tempo a sorridere, nonostante sul suo volto e sul suo fisico fossero ben visibili i segni delle cure anticancro. Nelle ultime ore Clive Padel, l'oncologo della principessa, si è scagliato contro una giornalista del Telegraph per un articolo sulla prima apparizione in pubblico della principessa del Galles. Kate, l'oncologo si arrabbia con la giornalista. Cosa è successo? L'articolo del Telegraph è stato postato sulla pagina ufficiale di X dal giornale, con a corredo queste parole: quando i comuni mortali sarebbero rimasti a casa, Catherine ha dimostrato che lo spettacolo continua. Le parole della giornalista non sono affatto piaciute allo specialista che segue Kate nel percorso di guarigione. Il medico infatti, ha ripostato l'articolo e ha commentato: come specialista nel cancro, trovo questo livello di giornalismo assolutamente spaventoso. È difficile sapere da dove cominciare, quando la mancanza di comprensione di come il cancro possa colpire le persone è così scarsa. Sarei felice di parlarne con Alison Pearson per spiegarle perché questo articolo è così grave. Tra il medico e la giornalista è nato uno scambio di opinioni. Quando lei si è difesa sostenendo di essersi occupata, soprattutto in pandemia, di aver sensibilizzato le persone alla prevenzione sul cancro. La mia critica riguarda il tono del tuo articolo, chiude Clive Padel, dovresti rifletterci sopra.